Giuseppe Pasini. Ed è, se vogliamo, l'industriale, cioè colui che usa dell'energia per la manifattura. Nel caso specifico, Gruppo Ferralti è uno dei principali, una delle principali multinazionali nel campo dell'acciaio italiano. Giuseppe, perché un'azienda che fa circa 1,5 miliardi, 1 miliardo, un po' di più di ricavi concentrati sull'acciaio si dà come obiettivo di autoprodursi energia, dal momento che vi siete per l'appunto dati come target di generare circa il 20% del vostro fabbisogno in autoproduzione? Sì, grazie. Ma presto detto il perché. Noi produciamo circa 3 milioni di tonnellate di acciaio in Italia e all'estero, abbiamo aziende un po' sparse in Germania, un po' nel resto d'Europa. 3 milioni di tonnellate di acciaio vuol dire un consumo di energia elettrica di 1,5 miliardi di megawatt all'anno, più di 1,5 miliardi. Per cui se qualcuno ha una calcolatrice e fa i conti quanto costa l'energia, sapete subito quanto pare la bolletta energetica. A differenza dei presenti che evidentemente la fanno e la consumano. Fanno la bolletta. Noi consumiamo circa 90 milioni di metri cubi di gas, non siamo tra i, diciamo, più grandi utilizzatori di gas, ma siamo tra i più grandi utilizzatori di energia elettrica. Allora, come diceva prima Garrone, in effetti l'energia elettrica, il costo dell'energia elettrica è per noi, dopo la nostra materia prima che è rottame ferroso, in quanto noi recuperiamo praticamente rottame, siamo nell'economia circolare, oggi la produzione d'acciaio in Italia è 24 milioni di tonnellate d'acciaio, di cui l'80% viene da forno elettrico, per cui è tutto recupero rottame. Siamo i più grandi produttori in Europa da forno elettrico, i più grandi produttori. Per cui siamo quelli che siamo, a livello siderurgico, i più grandi riciclatori di rottame. Questo è un dato molto importante. E già nel 2021, già l'energia aveva avuto un rialzo significativo, dovuto evidentemente anche alla forte impennata che c'è stata dopo i 2 anni di pandemia. Ma chiaramente il conflitto Russia-Ucraina ha messo a dura prova un po' tutto il sistema energetico e l'Europa in questo si è trovata impreparatissima, perché il fatto che Italia e Germania comprassero circa il 40% di gas dalla Russia era un fatto esclusivamente di prezzo e di comodità. Era più comodo comprare il gas dalla Russia piuttosto che andare a pensare di essere autodipendenti nell'energia. E quando delle volte evidentemente manca anche una politica industriale, rischi che di fronte a un conflitto come quello che sta succedendo ne paghi le conseguenze. Per cui l'effetto dell'energia, di cui oggi se ne parla tanto e siamo qua anche oggi a noi a parlare, non è dovuto solo al rialzo che c'è stato, ma la guerra tra Russia e Ucraina ha creato anche le condizioni affinché ogni paese guardasse in casa sua, si facesse un bel esame di coscienza e evidentemente bisogna anche avere un pronto riscatto in questo. Ecco perché oggi è importante parlare di rinnovabili, perché sicuramente le rinnovabili può essere una forza che noi abbiamo, il solare, abbiamo poco l'eolico, la Germania ad esempio è più eolico, meno solare. Ecco perché ogni paese adesso deve pensare all'energia come un sistema anche per creare una garanzia nel sistema manifatturiero. Perché alla fine l'Europa è noi siamo dei grandissimi trasformatori, noi acquistavamo materie prime, le trasformavamo e vendevamo delle grandi eccellenze. Questo è il nostro compito, questo è quello che faceva Germania, Italia, Francia e altri paesi. Ed è questo che dobbiamo continuare a fare, dobbiamo continuare a alimentarlo e lo dobbiamo fare evidentemente reagendo a queste cose.
Noi come azienda siderurgica chiaramente siamo nel mezzo di questa tempesta, visto e considerato che nel 2021 i conti ci hanno dato anche ragione, abbiamo deciso di andare a fare un po' il mestiere degli altri, quelli che fanno anche i miei colleghi che sono qua seduto, di crearci una parte di questa energia come autoproduzione, investendo sul rinnovabile, andando a cercare dei parchi dove poter mettere dei pannelli, dove poter mettere pannelli fotovoltaici e creare circa il 20-25% di questa energia da fonti alternative in questo senso. Per cui abbiamo stanziato circa 120 milioni di euro per crearci questo 20% di energia che ce la produrremo noi e ce la consumeremo noi. Diciamo che il rientro non è velocissimo, si parla di un rientro nell'arco di 12 anni, però se la mia struttura, come mi auguro, ha fatto bene i conti, noi dovremmo avere energia intorno ai 37-40 euro al megawattora. E se è vero che questo ci riuscirà, avremo evidentemente un 20% di energia a un costo che è inferiore a quello che prima si diceva, di PPE, di 85-110 mega. Ecco, questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto questa strada. È chiaro però che altri miei colleghi scelgono delle strade diverse, scelgono strade a dire no, io lo compro a 5, 10, 15 anni, pago quello che devo pagare e basta. Noi abbiamo fatto una scelta un po' coraggiosa, quella di andare a fare un po', mi permetto di dire, il lavoro degli altri. Ecco, senza evidentemente non è il nostro lavoro, però cercando magari di poter essere utile per quello che riguarda le garanzie della nostra produzione, visto che stiamo sviluppando molto le nostre attività in Italia e all'estero, per poter produrre una parte di questa energia. È chiaro che questo non sarà sufficiente, perché sarà solo un 20%, il resto dovremo andare sul mercato, anche noi evidentemente ci copriremo per una parte del nostro, della nostra, diciamo, consumo. Noi stiamo anche cercando un po' di eliminare, cioè l'energia di per sé porta anche delle conseguenze, ad esempio non si è parlato oggi della CO2, del costo della CO2. Oggi il costo della CO2 costa intorno agli 85 euro alla tonnellata. Tenete presente che il costo della CO2 con la decarbonizzazione la porteranno intorno ai 150-200 euro alla tonnellata. Chiaramente noi produciamo anche CO2, dobbiamo comprare quote, stiamo cercando con i nostri investimenti di andare a eliminare completamente tutte le fonti di CO2 in maniera tale di non avere CO2 da comprare. No? E questo è un altro sistema per poter andare verso quella sfida che l'Europa, bene o male, insiste a dire dobbiamo arrivare al 2030 con meno 55% di CO2. Poi bisogna vedere se riusciremo ad arrivarci, perché io non sono così convinto, ma vi dico anche i motivi. La Germania, il 38% delle energie che fanno in Germania fanno ancora da carbone, e la Germania ha già deciso che da fino al 2038 non spegnerà le centrali a carbone. La Polonia, l'80% dell'energia la fa da carbone. Noi con il conflitto in Ucraina abbiamo creato delle condizioni anche affinché questa decarbonizzazione di cui tanto si parla, questa sfida europea, forse non venga colta nei tempi previsti.